conosce di voi l'MDR sulle mani, allora non vi sto a spiegare chi non lo conosce, quindi ieri sera siete preparati e competenti, però chi invece non la conosce, non è facile dirla in due minuti, ma ci proviamo. Allora, la tecnica dell'MDR, procedo qui parla già della ricerca scientifica, no? E del disturbo post-traumatico, ma le diapositive mi fanno perdere tempo. Andiamo, ve la spiego a voce e poi vediamo. Allora, la tecnica dell'MDR, e intanto chi l'ha scoperta Francine Shapiro, che è una psicologa americana, che casualmente vedendo, camminando nel giardino, nel parco, muovendo gli occhi, vedeva che i suoi pensieri andavano a chiarirsi, che riusciva a lei passava un momento in quel periodo personale molto difficile, e era uscita da una problematica personale, ebbene pensando e muovendo gli occhi, ecco la cosa importante che dovete tenere a mente, muovendo gli occhi riusciva ad avere una chiarezza, cioè lui diciamo rielaborava ciò che la inquietava. Da qui ha fatto una sperimentazione, l'ha applicata in maniera sistematica ed è nato l'approccio EMDR. E in cosa consiste l'MDR? Io vado subito ad esemplificare cosa consiste l'MDR. Beh, è un approccio che si basa, Eyes Movement Desensitization and Reprocessing. Cosa vuol dire? Che la rielaborazione, il riapprendimento attraverso i movimenti oculari. Concretamente, il paziente che viene trattato con l'MDR, gli viene fatto guardare la mano, cioè quindi gli viene fatto muovere gli occhi, associando però un protocollo ben stabilito. Allora andiamo immediatamente al protocollo. Beh, ci sarebbe da dire quali sono i componenti, dov'è che si applica l'MDR. Beh, quando c'è un trauma, per esempio. Concretamente in terapia sessuologica ci sono delle donne che hanno un'avversione ai rapporti sessuali perché hanno semplicemente hanno avuto degli abusi infantili. Oppure mi è capitato recentemente con una donna che ha visto il suo abusatore dopo 30 anni a un funerale e la figlia ha la stessa età che lei aveva quando ha subito l'abuso. Lei ha avuto una sessualità normale, ha avuto dei figli, adesso si era completamente bloccata. Abbiamo fatto l'MDR, cosa vuol dire? Che va individuato precisamente il momento del trauma, quindi un racconto, va individuata la scena peggiore di quel trauma e accanto a quella scena la donna, in questo caso, aveva anche un'immagine di sé collegata a quel trauma. Per esempio, lei in quel momento, legato a quel trauma, la cognizione negativa di sé è «io non ho il controllo». Quando uno ha questa percezione si sente veramente in trappola. Poi si chiede la cognizione positiva, cos'è che vorresti pensare di te invece di questo? Posso decidere. Successivamente si chiede quanto credi vera in questo momento questo pensiero io posso decidere. E la donna che ha un trauma dice va uno, due in quel momento, no? Qui ed ora. E poi si va a quanto disturba questa immagine. L'immagine è che tu, per esempio, questa donna aveva fatto dei giochi sessuali e l'immagine peggiore era questo dito dell'abusatore che la penetrava, e questa era l'immagine peggiore, e ci sono anche delle sensazioni cinestesiche di questo, no? Ok, facendo stare la donna su questo, gli ho chiesto quanto la disturba da 0 a 10
Allora, disturbo era 9, quindi un disturbo trattabile. E precedentemente si chiedeva quali sono le emozioni che prova, rabbia, disgusto. Ecco, vi posso dire che a quel punto si fa la stimolazione, si chiede alla donna di tenere in mente l'immagine, è importante focalizzare bene l'immagine, e si chiede, si muove poi, scusate, l'immagine, la cognizione negativa, io non ho possibilità di decidere, sono in trappola, e successivamente sentire anche la sensazione corporea. Precedentemente si chiede, ma dove sente il fastidio nel suo corpo? Ovviamente in questo caso era nella zona pelvica, ecco, sentiva il fastidio lì. Io vi posso dire che recentemente, in 27 minuti, questa donna durante una seduta si è completamente desensibilizzata da quel fatto. Stava prendendo una piega non molto bella, perché il ricordo di questo fatto la portava a reiterare dei comportamenti compensativi che all'epoca erano stati utili. Per esempio, se l'abusatore gli aveva fatto dei gesti, la penetrazione, non sto nei particolari, anche per una questione di privacy, ecco, lei poi si era procurata dei danni con degli oggetti per non dire alla mamma, guarda che ho avuto un abuso, ma è stato un danno accidentale. Quello che mi preoccupava è che nelle settimane scorse lei aveva ripreso a farsi questi danni. Ho detto, qua la cosa si sta complicando. Ebbene, abbiamo fatto questa seduta, dopo 27 minuti lei è riuscita a dire, io la sento distante questa scena, non mi fa più male la pancia. Ecco, io ho fatto dei set di stimolazione con la mano, ok, e chiedevo ogni volta cosa nota adesso, cosa nota in questo momento. Lei riferiva un aumento magari del dolore, poi un senso di schifo, ok, stia su questo, e si faceva la stimolazione. Poi a un certo punto mi dice, ma mi sembra strano, sono 20 giorni che sto malissimo ogni giorno, adesso questa cosa la sento distante, non sento più il dolore e mi sembra di poter abbandonare questo abuso. Allora, questo permette, questo affrontamento, è uno dei casi nei quali l'MDR viene applicato, però voi capite che la sessualità da circa 2 mesi con il marito era impraticabile. Perché? Perché l'avere sessualità con il marito le ricordava l'abuso. Non c'era più, c'era una sovrapposizione tra l'abusatore e il marito in quanto uomo, ma lei aveva avuto una sessualità prima. Okay. Questo è un esempio di quello che si può fare con l'MDR in sessuologia. Ecco, vi faccio vedere di nuovo quali sono le fasi. Vedete la raccolta delle informazioni del cliente, la preparazione, quindi bisogna spiegare cos'è l'MDR, si fa l'assessment, la desensibilizzazione, che è questa fase di stimolazione che può essere fatta sia con i movimenti oculari anche con il tapping, cioè stimolando il corpo del paziente a livello controlaterale, cioè in entrambi i lati del corpo. Questi sono gli esempi di cognizioni negative e positive di cui vi accennavo prima. Per esempio, io sono impotente, io ora posso scegliere, ho il controllo. Questo era un esempio di una paziente che aveva avuto un trauma infantile. Una donna di 35 anni racconta che il padre etilista ha abusato sessualmente di lei quando aveva 5 anni. Io vi posso dire che mi sono occupato per tanti anni di alcolismo. In molti casi dove c'è alcolismo c'è anche abuso intrafamiliare. Questo lo sto verificando costantemente. E può essere lo zio, può essere il papà stesso, purtroppo. Vi potrei raccontare più casi, ma non c'è tempo. Problemi attuali, vedete, possono essere incubi notturni, flashback, evitamento di situazioni scatenanti in relazione al trauma. Andiamo alla cognizione negativa. È stata colpa mia, sono cattiva, sono sempre vulnerabile in pericolo, non ho il controllo.
la cognizione positiva, ho fatto del mio meglio, sono una buona persona, è finita, ora sono salvo, posso scegliere e ora possiedo un ragionevole grado di controllo. L'immagine era: mio padre si presenta sulla porta della stanza da letto a tarda notte e mi dice di spogliarmi, ho circa 5 anni, egli odora di alcol. Cognizione negativa, sono vulnerabile in pericolo. Cognizione positiva, è finita, ora sono salva. Quanto crede a questa cognizione positiva da 1 a 7? Vedete 2. Le emozioni e le sensazioni sono paura, tristezza, ansia. Qual è il livello di fastidio e di sofferenza percepito, di disturbo? 8. Dove lo sente nel corpo? Tensione sul collo, sulle spalle, nodo allo stomaco e palpitazione. E, per esempio, questo è lo schema che riassume il caso. C'è un ricordo traumatico di lei a 5 anni, abuso sessuale da parte del padre alcolista, c'è l'immagine, le sensazioni, le convinzioni e poi ci sono i trigger, cioè tutte quelle occasioni che riattivano il trauma. Queste possono essere il marito, per esempio, che dimostra intimità. Per esempio, in tanti disturbi sessuali attuali, alcune donne abusate dicono: ma sento che quando il marito mi guarda con quello sguardo, che sarà uno sguardo eccitato, con grande desiderio, io mi sento in pericolo. Allora lì bisogna andare a rielaborare il trauma, altrimenti la sessualità diventa difficile. Io andrei verso la conclusione e vorrei dirvi altri casi. Per esempio, quando una persona ha delle difficoltà a livello sessuale, presiamo anche la disfunzione erettile di alcuni uomini che a un certo punto cominciano ad avere un fallimento. Per esempio, si può far ricordare i momenti in cui lui ha avuto successo. Quindi l'EMDR non è solo per rielaborare i traumi, ma può essere anche usato per installare risorse. Si fa ricordare una situazione dove lui ha avuto successo e poi si fa nella stessa metodica, si fa muovere gli occhi e in quel momento la persona si può sentire rafforzata. Ecco, questo. Voi dite: ma come funziona l'EMDR? Chi lo usa sa che funziona, che ha una sua validità, chi non lo conosce, provare per credere. Ecco, non è che si può provare, c'è un percorso a 2 livelli che permette poi di poter usare questa tecnologia.